Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi. Per il migrante ucciso nel Vibonese, i cacciatori di Calabria cercano l'arma del delitto. Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, dice dobbiamo smantellare la baraccopoli di San Ferdinando. Terzo sbarco dell'era Salvini, in 38 a Roccella, vasto incendio a Sellia in fiamme, ettari di uliveto. Il gruppo di minoranza di Petrizzi scende in piazza ed attacca il sindaco Mazza. Questo e altro tra poco. Elezioni comunali in Calabria, questi sono i sindaci eletti nella provincia di Catanzaro. A Gasperina si conferma Gregorio Gallello, a Saletti il nuovo sindaco è Alfonso Mercurio, a Montauro Roberto Franco, a Santa Caterina Francesco Severino, a Guardavalle Giuseppe Ussia, a Satriano Aldo Battaglia, a Cardinale Danilo Stagliano, a Curinga Vincenzo Serrao. A Decollatura Angelo Brigante, a Maggisano Fiore Iozzo. Subito dopo l'elezione del telegiornale andrà in onda uno speciale tribuna elettorale condotto da Francesco Pungitore. Migrante ucciso ora nel Vibonese, cacciatori di Calabria cercano l'arma del delitto. I carabinieri della compagnia di Tropea e dello squadrone e liportato cacciatori di Calabria hanno effettuato tra la giornata di ieri ed oggi numerose perquisizioni e rastrellamenti nelle aree limitrofe al luogo in cui sabato 2 giugno è stato ucciso Sacco, il migrante 29enne che cercava lamiere in una fornace dismessa a San Calogero. L'obiettivo dichiarato dagli inquirenti dopo il fermo effettuato a carico di Antonio Ponteriero è il ritrovamento dell'arma del delitto, un fucile da caccia. Le ricerche sono in corso da parte del reparto cacciatori di Calabria che, si fa rilevare, possiedono addestramento e competenze specifiche. Oliverio, smantellare in tempi certi la baraccopoli di San Ferdinando. L'impegno dello Stato per San Ferdinando deve essere quello di smantellare il disumano accampamento degli immigrati. Sono le parole di Mario Oliverio, presidente della Regione, dopo l'omicidio di Sacco. Come Regione, aggiunge, abbiamo fatto il possibile perché ciò accadesse e pur senza averne competenza ci siamo resi disponibili persino a finanziare con 300.000 euro interamente a carico delle casse regionali la realizzazione di una tendopoli. Abbiamo affermato già allora che le tendopoli che la Regione avrebbe fatto impiantare non era la soluzione ma una risposta assolutamente emergenziale. Ci si proponeva di togliere uomini, donne e bambini da una condizione peggiore di quella delle bestie e di garantire il minimo di condizioni di civiltà. Una tendopoli da attivare per un periodo limitato e transitorio in attesa che si promuovessero diverse forme di accoglienza. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di potenziare e tutelare forme diffuse di accoglienza e di integrazione. Modello Riace è davvero l'alternativa alla vergogna di San Ferdinando. È necessario dare forza e fiducia al modello Riace per risolvere in modo giusto e degno di un paese civile la vergogna della baraccopoli di San Ferdinando. Non vi è alcun dubbio che oggi si è creato un imbuto ostruttivo dal momento che a farsi carico dei processi di regolarizzazione delle condizioni degli immigrati debbano continuare ad essere esclusivamente i territori di approdo e di prima accoglienza. Anche per questo non possono esserci indugi. Il modello Riace è davvero l'alternativa alla vergogna di San Ferdinando. Roccella Ionica, terzo sbarco dell'era Salvini, in 38 sono approdati al porto delle Grazie. In 38 sono sbarcati al porto delle Grazie a bordo di una barca a vela che è stata soccorsa a 9 miglia dalla costa a largo di Siderno. L'imbarcazione è stata soccorsa dalla motovedetta CP326 della Guardia Costiera di Roccella Ionica. La barca a vela, lunga 10 metri, era alla deriva perché rimasta senza carburante. La barca, battente bandiera tedesca, è stata trainata fino al molo di sopraflutto perché, viste le condizioni del mare, era impossibile effettuare il trasbordo. I 38 immigrati di origine pakistana e afghana sono così divisi, 31 uomini, 5 donne e 2 minori. Il viaggio è durato 5 giorni, probabilmente sono partiti da un porto libico e sono stati abbandonati dagli scafisti poche ore prima della richiesta di soccorso arrivata al numero della Guardia Costiera da un numero satellitare.
Manca carburante un volo da Crotone costretto a sosta a Lamezia. Il volo Ryanair Crotone-Bergamo è stato costretto ad una sosta a Lamezia Terme per fare rifornimento, dal momento che nello scalo crotonese non c'era carburante. L'aereo con 189 passeggeri doveva decollare alle 13.45, ma è partito solo poco dopo le 15 con destinazione Lamezia. Il servizio di rifornimento gestito dalla SACA, la società di gestione dell'aeroporto, era previsto. Un NOTAM, gli avvisi per i piloti e le compagnie delle superoperatività e di servizi negli scali aeroportuali, di qualche giorno fa indicava che dal 10 giugno anche all'aeroporto di Crotone c'era la possibilità di fare carburante. Alle 22 di ieri però il NOTAM è cambiato ed è stato emesso un nuovo avviso che a Crotone non c'era carburante. Così il volo Ryanair FR 5114 si è trovato con l'impossibilità di rifornirsi ed i piloti hanno dovuto attendere un piano di volo per decollare da Crotone alle 15.15 ed atterrare a Lamezia alle 15.55, dove è stato fatto il rifornimento. Alle 16.25 la partenza per Bergamo, ore al serio. Piantagione di marijuana nel giardino di casa, denunciata un'anziana a Tiriolo. Un'anziana signora incensurata è stata trovata in possesso di una piccola piantagione di marijuana nel giardino della propria abitazione, costituita da 15 piantine dell'altezza variabile tra i 40 e gli 80 cm. La donna, alla quale è stata contestata la coltivazione di sostanze stupefacenti, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Detenzione abusiva di arma clandestina, arrestato 50enne. Nel fine settimana inoltre i carabinieri di Tiriolo, con il supporto dei militari della sezione di Gimigliano e di un'unità antiesplosivo del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato dei controlli inerenti il possesso illecito di armi e munizioni, procedendo alla perquisizione domiciliare di DSR, 50enne, catanzarese incensurato. Durante le verifiche all'interno delle abitazioni e nei pressi di un magazzino contenente vario materiale, gli operanti hanno rinvenuto due fucili, di cui uno con matricola alterata. Oltre alle armi militari, hanno rinvenuto anche circa 170 cartucce di vario calibro. L'uomo, a seguito dei relativi accertamenti esperiti al fine di appurare se fosse titolare di quella licenza, non è risultato essere detentore di armi e munizioni regolarmente denunciate. Vasto incendio a Sellia Marina, in fiamme ettari di uliveto. Incendio devastante nel comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Le fiamme hanno interessato circa 10 ettari tra uliveti, incolto e pineta. Per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco sono stati impegnati per circa 6 ore nella giornata di ieri. Le fiamme, divampate inizialmente lungo il torrente in località San Vincenzo, a causa del forte vento si sono velocemente propagate nei campi adiacenti, arrivando a lambire le strutture abitative di un villaggio al momento disabitate. L'intervento ha visto impegnate squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale, nonché squadre della regione Calabria. Per domare completamente l'incendio si è reso necessario l'intervento dell'elicottero regionale. Sul posto a seguire l'operazione di spegnimento il sindaco del comune di Sellia Marina e i carabinieri per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la probabile natura dolosa dell'incendio, al momento nessuna ipotesi viene però esclusa. Incendiata colonnina distributore carburante e due auto a Rossano. Ignoti a Rossano hanno appiccato un incendio in un distributore di carburante non ancora attivo in viale Sant'Angelo. A prendere fuoco una delle due colonnine di carburante, le fiamme sono state spente prima che si propagassero. Non lontano dal distributore, in località Momena, sul lungomare, è stata incendiata un'autovettura Audi A3. I due episodi, secondo le prime indagini, non sarebbero però collegati. Una seconda auto, una 500X semidistrutta dalle fiamme, è stata trovata distante dal luogo degli altri due incendi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che procede per i primi accertamenti incendiari, mentre le indagini per quello alla 500 sono condotte dai carabinieri. Un paolo dell'illuminazione pubblica di corso Nomistrano è caduto rovinosamente urtando un'auto parcheggiata. Per fortuna al momento del crollo non passava nessuno, probabilmente il palo arrugginito alla base non ha retto ed è crollato. Sul corso inoltre sono in corso le operazioni di montaggio delle luminarie. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e la multiservizi per rimuovere il lampione distrutto. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
Ben rientrati in studio, ci spostiamo ora a Petrizzi, dove il gruppo di minoranza Petrizzi Rinasce, con candidato a sindaco Giulio Santopolo, è sceso in piazza nel comunicare ai cittadini la grave situazione del comune e chiede l'intervento del prefetto e le dimissioni del sindaco Mazza. Con Giulio Santopolo, candidato a sindaco con la lista Petrizzi Rinasci, circa un anno fa si è votato, c'è stata la sconfitta che ha visto la vittoria del dottore Mazza. Questa sera scende in piazza per protestare contro questa situazione un pochettino precaria. Sì, la nostra non è solo una protesta, ma è un'abitudine essere tra i cittadini. Era doveroso per noi, dopo un anno dalle elezioni, si è votato l'11 giugno, essere in piazza per avvisare, informare i cittadini delle malefatte di questa amministrazione. Questa è un'amministrazione che non vuole un confronto civile con l'opposizione e di conseguenza con la comunità. Chiude ogni dialogo, chiude l'accesso agli atti e quindi noi siamo costretti a scendere in piazza per coinvolgere i nostri concittadini. Tra le associazioni che sono trasferite, che sono numerosi, anche nella vicina Argusto, c'è questo problema di questo giovane disagiato, che c'è stato questo sgombero con questa ordinanza. Questa è veramente una cosa che a me dà un po' fastidio, sapere che il mio paese è un paese senza cuore, cioè sembra che tutti i problemi di Petrizzi siano su questa persona. Non riesco a capire perché l'accanimento di questa amministrazione verso questo signore, perché si poteva risolvere il problema con un po' di buonsenso e spero che si risolva con un po' di buonsenso. Un borgo a rischio spopolamento quindi? Questo sì, purtroppo sì, questa era la nostra preoccupazione l'anno scorso nella campagna elettorale. Noi siamo convinti del fatto che se Petrizzi non cambia rotta, Petrizzi come gli altri paesi interni deve chiudere, siamo costretti ad andare via. Questo era il nostro programma, abbiamo perso un anno con questa amministrazione perché come al solito gli interessi di pochi cozzano agli interessi della comunità. Una situazione precaria anche sulle strade rurali. Sì, totalmente, c'è l'abbandono delle strade rurali e di conseguenza del nostro territorio. È pur vero che i fondi per i comuni sono sempre limitati, quindi non voglio dare totalmente la colpa all'amministrazione per onor di cronaca, ma è pur vero che questa amministrazione si preoccupa di altro e non di questo. Petrizzi era conosciuto come il paese dello sport in tanti campi. Abbiamo notato lo scempio che c'è al campo sportivo. Sì, il campo sportivo ormai è pascolo per le pecore, questo è emblematico, il campo sportivo di Petrizzi, rappresenta la nostra comunità, veramente ormai sta per finire. Cosa si può fare per cambiare rotta? Guardi, io mi auguro che questa amministrazione capisca veramente che non c'è un punto di ritorno. Siamo in una fase molto delicata per Petrizzi come per tutti i paesi interni. Anche l'ultimo bando sulla questione turistica ricettiva, questa amministrazione ha preferito affidare a una cooperativa di Lamezia e non a una cooperativa locale nel settore turistico. Io penso che solo i locali possano valorizzare il territorio. Pensate di chiedere al sindaco le dimissioni oppure andate avanti così? Noi innanzitutto abbiamo interpellato più volte il prefetto per metterci in condizioni di poter lavorare, per il semplice motivo che come consiglieri d'opposizione abbiamo il diritto e il dovere di entrare nella casa comunale e vedere gli atti. Questo ci viene ripetutamente negato in maniera elegante, ma l'essenza è quello. Ed ora ci spostiamo invece a Serra San Bruno. Si è svolta a Serra San Bruno, presso il laghetto di Santa Maria, la cerimonia dedicata alla giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi. Ma è importante in quanto decide il futuro dell'umanità. L'umanità ha un destino, vivere nella serenità e nell'abbondanza delle risorse, cosa che finora la storia non ha permesso a causa delle armi. Le armi assorbono cifre mostruose che nessuno conosce. Per cui, a parte tutte le disquisizioni politiche, una cosa sola unisce il mondo oggi, distruggere le armi e non fabbricarne più. Ma noi siamo convinti che i governi del mondo sono i grandi produttori di armi, perché per le armi trovano sempre tutti i soldi che servono, e invece per la gente non ci sono mai abbastanza soldi. Quindi l'unica cosa che bisogna fare
come noi la promuoviamo come nuova scuola pitagorica, è la distruzione di tutte le armi, cosa che noi faremo anche sull'incudine, come io ho visto fare a mio padre, che era un fabbro, quando ha spaccato un revolver dicendo basta armi, basta guerre. Quindi noi cosa vogliamo fare? Proponiamo al mondo, ai popoli del mondo, questo nuovo traguardo, perché se noi non seguiamo questa utopia, cos'è l'utopia? L'utopia non è un sogno vano, no, l'utopia è la bussola che indica dove deve andare l'umanità. L'umanità può e deve andare verso il bene, basta togliere le guerre, ma per togliere le guerre c'è un modo solo di farlo, togliere le armi. I disarmi finora non hanno mai funzionato. Quanti incontri hanno fatto per il disarmo? Sono sempre più armati di prima. Vuol dire che noi dobbiamo convincere l'umanità a obbligare i propri governi a rompere tutte le armi fisicamente distruggendole. E questa è una buona notizia che viene perché oggi stesso, in questa ora, ad Atene, 151 paesi del mondo rappresentati dai club UNESCO adottano la nostra risoluzione che porteranno ai rispettivi governi. Non solo, ma è tanta gente che ci ha contattato, mandato messaggi, per esempio a Guardia Alfiera, un comune di Campobasso, oggi c'è la comunione di 20 bambini, la prima comunione, i quali nella chiesa romperanno le armi come facciamo noi e ci hanno chiamato per darci questa notizia. Quindi questa è un'attesa che dura da millenni e oggi si concretizza visivamente sull'incudine qui in questa terra dove San Bruno rimase a pregare mentre i crociati andavano a far la guerra per prendere Gerusalemme. Ma allora gli israeliani dicono shalom, che vuol dire pace, e sparano sugli palestinesi, e i palestinesi dicono salam, che vuol dire pace, e sparano sugli israeliani. Evidentemente non funziona. L'unico modo è rompere le armi, vivere in pace, nell'abbondanza e nella serenità. Ritorniamo ora a parlare della ristrutturazione del piano terra dell'ospedale di Soverato e sentiamo il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, Giuseppe Perri, linea ad Antonella Rubino. Direttore generale Giuseppe Perri, qui oggi a Soverato per l'inaugurazione di questa nuova area ticket ambulatoriale. Un suo pensiero, una grande soddisfazione? Sì, è da qualche giorno che è già aperta alla fruizione dei cittadini. Noi siamo abituati a fare delle inaugurazioni quando il servizio è già aperto e fruibile dalle persone diciamo che ne hanno bisogno. E io devo cogliere l'occasione per ringraziare per questa realizzazione il precedente direttore sanitario, il dottore Dell'Isola, che diciamo già dall'inizio del mandato mi ha posto questa difficoltà e la necessità di migliorare le condizioni di accesso all'ospedale di Soverato e anche la fruizione delle prestazioni ambulatoriali. Quindi si realizza una parte del progetto per Soverato. Come lei ricorderà, avevamo preso l'impegno anche per il centro vaccinale che è stato realizzato. Altri impegni ci sono per realizzare una nuova disposizione per quanto riguarda anche una parte diciamo degli uffici, anche nell'area, una sistemazione dell'area, e un altro grande impegno è quello della sistemazione delle sale operatorie che hanno bisogno di una messa in sicurezza. E l'ufficio tecnico sta predisponendo diciamo la programmazione tecnica e quindi penso che tra un mese così riusciremo ad approvare anche questa programmazione. In più stiamo definendo anche le procedure per l'espletamento dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa della chirurgia generale e dell'ortopedia, attualmente retta da facenti funzione. Quindi, come dire, si sta procedendo, seppure con le difficoltà di questi tempi, che voglio ricordare ai cittadini che sono quelle del piano di rientro, a far sì che pur nella ristrettezza delle risorse si colgano diciamo alcuni risultati. L'impegno e la preoccupazione del direttore generale riguarda però soprattutto la dotazione del personale. Noi abbiamo
nel 2017-2018 250 uscite per pensionamento nella nostra azienda. Abbiamo presentato, approvando una deliberazione circa 20 giorni addietro, una proposta di reclutamento di circa 120 operatori che diciamo dovrebbero, 128 per la precisione, dovrebbero colmare quelle che sono le emergenze del presidio, perché lei lo sa, con i pensionamenti che ci sono stati e con quelli che ci saranno nei prossimi mesi, soprattutto se si apriranno delle condizioni più favorevoli ai pensionamenti, la famosa quota 100, io penso che noi avremo delle difficoltà di poter continuare a garantire la continuità di alcuni servizi. Quindi approfitto anche di questa, diciamo, intervista che lei mi fa per lanciare un grido di aiuto alle istituzioni sovraordinate che sono il Dipartimento Tutela Salute e la struttura commissariale. E, diciamo, quello che potevamo contenere, i sacrifici che abbiamo potuto chiedere agli operatori, diciamo, si sono esauriti. Abbiamo bisogno, lo dico con grande chiarezza, di nuovo personale, sia medico, sia infermieristico, sia diciamo di tipo operatori sociosanitari, di personale tecnico, perché poi senza, con le parole non si organizzano i servizi. Dottore Perri, per quanto riguarda i codici bianchi che finora erano stati, diciamo, smantellati dal pronto soccorso di Soverato, con i mesi estivi, quindi i mesi più caldi dove la nutenza si quadruplica, saranno reinseriti o rimarrà tutto così com'è? Allora, tutto questo dipende da quello che ho detto prima. Noi negli anni precedenti avevamo proceduto al reclutamento di personale aggiuntivo della graduatoria, diciamo, dell'assistenza primaria, per garantire questo servizio dei codici bianchi, che per Soverato diventa particolarmente importante. Io sono d'accordo con lei, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso, che è quello estivo. Soverato ormai è una città lanciata nel turismo nazionale, anche per altre motivazioni. Quindi pensiamo, come dire, di poter garantire nei mesi di luglio ed agosto un aiuto agli operatori del pronto soccorso, che io colgo qui l'occasione per ringraziare al dottore Zurzola e ai suoi collaboratori per lo spirito di sacrificio col quale cercano di colmare queste carenze che, ripeto, adesso sono divenute intollerabili e io non ho più rimedi per sopperire. Quindi penso che se non si verificheranno alcune situazioni potremmo avere delle difficoltà, che poi non sono difficoltà, si ripercuotono sui cittadini, e questo sinceramente io lo vorrei evitare. Quindi alla sua domanda le rispondo, per essere chiaro, che ci stiamo adoperando per questo. Abbiamo fatto una delibera, l'abbiamo mandata alla struttura commissariale, diciamo, aspettiamo, diciamo, che ci siano delle risposte positive. Il commissario naturalmente non è insensibile a questo grido di dolore. Magari noi ne abbiamo chieste 128, ce ne darà qualcuna in meno, però sono realmente necessarie. A Lamezia ora Vespa e Motoraduni in onore di Sant'Antonio attraversa la città. Ha percorso le principali vie della città il Vespa e Motoraduni in onore di Sant'Antonio, giunto alla sua 10ª edizione. Con la statua del Santo in testa, anche quest'anno l'evento ha attraversato tutta Lamezia per portare la gioia della festività in ogni angolo. Tanti gli appassionati che si sono ritrovati già da questa mattina sul Corso Nicotera, da dove è partito il giro turistico. Nel pomeriggio si è dato il via al giro ufficiale, conclusosi con l'arrivo nel piazzale del Santuario di Sant'Antonio per la benedizione e il ringraziamento a tutti i partecipanti. Il rombo di scooter, moto d'epoca e moderne, quad, è entrato nell'abitazione dei Lametini, tanti quelli che si sono affacciati per assistere all'evento. La manifestazione organizzata dallo storico motoclub scooter d'epoca Lamezia è giunta anche alla 3ª edizione del raduno nazionale Veicoli Storici. E questa era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, buona serata.